L'emozione è palpabile nella palestra dell'Istituto Leonardo da Vinci. Una giornata intensa di gare per le oltre 150 atlete di età compresa tra i 7 e i 13 anni provenienti da tutta la Sicilia per la seconda tappa regionale di ginnastica artistica XAIN, centri sportivi aziendali ed industriali, un ente di promozione sportiva riconosciuto dalla CONI che svolge attività sportiva di base qualificata. Noi come XAIN abbiamo un livello abbastanza alto, nel senso che proprio le bambine che sarebbero le promesse, le allieve, poi sono quelle che naturalmente passano all'attività federale. In gara nelle diverse specialità le piccole atlete delle categorie promesse, allieve, junior, seniores e master del primo XAIN e le 12 migliori delle classi allieve e promesse di serie B che vediamo nelle immagini, che hanno davvero svolto un'ottima prova. Devo dire che le ragazze sono abbastanza preparate dai loro insegnanti e veramente stanno costruendo qualcosa. Alla manifestazione hanno preso parte le società più in vista, Catania 2000 con un primo e un terzo posto e ancora Indorm Scaluscia, Sport Life Augusta, Sporting San Paolo e Ganescia Pedara. Circa una sessantina le ragazze che si sono guadagnate l'accesso alle finali nazionali in programma dal 17 al 19 maggio al Palacanizzaro di Acicastello in provincia di Catania.